L'AFI Top 10 Sport è una delle tante liste stilate annualmente dall'American Film Institute a partire dal 1998, che comprende tra gli altri i 10 migliori film statunitensi in 10 generi. Oggi parliamo di sport. Ecco quindi, secondo questa classifica, i 10 migliori film statunitensi a tema sport. Prima di partire, ragazzi, vi invito, se non siete ancora iscritti, a iscrivervi al canale, mi raccomando, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Partiamo. In decima posizione troviamo Jerry Maguire, film del 1996 diretto da Cameron Crowe. Jerry è un procuratore sportivo. Dopo un esame di coscienza, riduce il numero dei clienti a vantaggio di una maggiore attenzione a ciascuno di essi. Questo gesto non piace ai suoi dirigenti, che lo licenziano subito. E così Jerry si mette in proprio per finire a curare gli interessi di un solo campione di football. Il film è stato candidato a 5 premi Oscar, con Cuba Gooding Jr. che vinse quello per il miglior attore non protagonista. Al nono posto troviamo Gran Premio, film del 1944 diretto da Clarence Brown. L'orfanello May diventa amico della graziosa Velvet, la quale doma e vince un cavallo alla lotteria, e insieme al nuovo amico lo addestra. E nel corso di un gran premio, non essendo riuscita a trovare un fantino, si traveste e monta in sella lei stessa. Riuscirà a vincere? Non lo so nemmeno io, perché sì, questo film mi manca. All'ottavo posto, All American Boys, film diretto da Peter Yates nel 1979, che racconta la storia di un ragazzo del Michigan che sogna l'Italia e la gloria di Fausto Coppi. Con grande scandalo del padre, inizia a parlare italiano e rifiuta studio e lavoro a beneficio delle corse in bici. Film che vinse il premio Oscar nel 1980 per la miglior sceneggiatura originale. Al settimo posto, Palla da Golf, film diretto da Harold Ramis nel 1980. Un miliardario vuole trasformare un percorso di golf in un'area di sviluppo, ma il presidente del club annesso non è della stessa idea. Tra questi c'è Danny, Caddy, che è disposto a tutto pur di guadagnare i soldi necessari a mantenersi al college. Il regista, in fase di post-produzione, ha dato molto più spazio al ruolo di Bill Murray, che all'inizio sarebbe dovuto essere più che altro un cameo. Bill Murray in questo film interpreta un giardiniere alle prese con una marmotta, e curiosamente l'attore si ritroverà ancora una volta col cospetto di una marmotta in uno dei suoi film più famosi, ovvero Ricomincio da capo. Al sesto posto troviamo Lo Spaccone, film diretto da Robert Rosen nel 1961, che narra la storia di Eddie Felson, soprannominato Eddie lo Svelto per la sua abilità nel concludere al biliardo. Felson, conscio della sua bravura, non smette di osare e punta sempre più in alto, comportandosi come uno spaccone. Il film ha ricevuto numerosi premi, tra cui due Oscar. E nel 1986 ritroviamo un attempato Eddie Felson, interpretato nuovamente da Paul Newman, accanto a una giovane promessa. L'anziano giocatore incontra infatti il rampante Vincent Lauria, interpretato da Tom Cruise nel film di Martin Scorsese Il colore dei soldi. Al quinto posto, Bull Durham, un gioco a tre mani, diretto da Ron Shelton nel 1988. Un veterano giocatore di baseball, Crash Davis, viene ingaggiato da una squadra di seconda divisione per occuparsi di un nuovo talento, Abby Calvin Yalouche. La sceneggiatura di Shelton è stata candidata all'Oscar alla miglior sceneggiatura originale. Al quarto posto troviamo Colpo Vincente, film diretto da David Hounsbug, se si pronuncia così, nel 1986. Un ex allenatore di pallacanestro accetta di allenare una squadra di un college. Dapprima circondato da diffidenza e ostilità, riesce poi a conquistare la fiducia di giocatori e professori. Ma riuscirà anche a vincere? Il film ha ricevuto due candidature ai premi Oscar, per il miglior attore non protagonista, a Dennis Hopper, e per la miglior colonna sonora. Siamo sul podio, ragazzi, dove troviamo in terza posizione L'Idolo delle Folle, diretto da Sam Wood nel 1942. Film che racconta la vita del noto giocatore di baseball Lou Gehrig, scomparso nel 1941 agli inizi del secondo conflitto mondiale a causa della sclerosi laterale amiotrofica. Piccola curiosità, Babe Ruth, compagno di squadra nei New York Yankees, appare nel ruolo di se stesso. In seconda posizione, ragazzi, poi troviamo due film strafamosi. Sto parlando per la seconda posizione di Rocky, film del 1976, che è uno di quei film che lanciò la carriera di Sylvester Stallone e del quale non penso di dovervi parlare. E al primo posto, ragazzi, troviamo un film di Martin Scorsese, il film che si ispira all'autobiografia di Jake LaMotta. Esatto, sto parlando di Toro Scatenato. Sono convinto che anche questo film sia abbastanza conosciuto. Mentre gran parte degli altri di questa classifica, devo essere sincero, mi mancano.
e se riesco li recupererò. Bene ragazzi, il video si conclude qua, spero che vi sia piaciuto, nel caso ovviamente lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e a me non resta altro che ringraziarvi della visione. Ci vediamo ai prossimi video, ciao a tutti!